L'impresa è vicina. Con la vittoria sul Torino, il Napoli ha allungato le mani sul secondo posto e su un sogno svanito nelle ultime due stagioni. Alla prima avventura sulla panchina azzurra, Maurizio Sarri è pronto a tagliare il traguardo più prestigioso della sua carriera. La prima volta che sono entrato in un campo di calcio era 1972, sono passati 44 anni e domenica c'è la possibilità di andare in Champions. C'è chi allena in Champions dopo 20 panchine e io ho la possibilità di andarci dopo un migliaio e non vorrei alla millesima panchina veramente fare una cazzata in mia ostra. Questo, quindi guardiamo questa settimana e basta. A 90 minuti dal termine basterà battere il Frosinone già retrocesso, approfittando del turno complesso che attende la Roma. L'orgoglio dei gialloazzurri si scontrerà con la fin qui inflessibile legge del San Paolo. Il Napoli non ha mai perso in casa, 3 pareggi e 15 successi. Chiudere la stagione sul secondo gradino del podio non sarà l'unico obiettivo per Gonzalo Higuaín. Con la rete al Toro, il PB ha toccato quota 33 gol in 34 partite, eguagliando Antonio Valentino Angelini. Grazie al 16° centro nei primi tempi, il bomber argentino ha interrotto il digiuno esterno del Napoli, che durava da 258 minuti. L'ultimo ad aver segnato in trasferta era stato proprio lui, a Udine, nel pomeriggio che gli è costato 3 giornate di squalifica. Senza quello stop, forse avrebbe già ridefinito il record di marcature nella Serie A, che resta nelle mani di Gunnar Nordahl, capace di segnare 35 reti nella stagione 49-50. 66 anni dopo, il primato non è mai stato così a rischio. Vincendo, il Napoli chiuderebbe il girone di ritorno con 41 punti, gli stessi dell'andata. Il bottino da record non è bastato per centrare lo scudetto, ma il pass diretto per la Champions è a portata di mano. Traguardo che il club ha tagliato solo 4 volte nella sua storia. Vediamo troppo il pallone tra i piedi. Higuaín, Jorginho, accanto a lui c'è Insigne. Insigne per Goulin. Zona cross, mette in mezzo Higuaín. Maxi, alla rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Pareggiano! 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 Porta il Napoli in vantaggio e porta se stesso sul tetto di Diego Armando Maradona, 81 gol in campionato, in Serie A, per pareggiare Hamsik, che permette al Napoli di sbloccare il risultato al 43° minuto e 40 secondi. Ci voleva il tocco magico del nostro capitano Orocolato. Pareggiare Hamsik, 1-0 per il Napoli, 1-0 per noi, e il gol lo ha segnato sempre lui. Pareggiare Hamsik, guardate qui, spunta il suo sinistro nella mischia furibonda e il Napoli va in vantaggio. Napoli 1, Frosinone 0, Napoli 1, Frosinone 0, Maleggiano Hamsik, il nostro patrimonio dell'UNESCO, porta il Napoli in vantaggio. Il pallone, eccolo qui, aspetta anche Callejon, verso Allan, Allan in area di rigore, Allan, vediamo i guai! Si gonfia la rete, sentite che vuoto, sentite che vuoto, esploso il San Paolo per il gol di Gonzalo Higuaín, gran parte del merito tocca però ad Allan, con la volata di Aladino è salito sul tappeto magico e ha portato il pallone direttamente tra i piedi di Gonzalo Higuaín. Adesso tutti a intonare il suo nome, Higuaín, 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 Gonzalo Higuaín, Gonzalo Higuaín, straordinario. Guardate qui cosa ha fatto Allan in area di rigore, inseguito da due avversari, ma sul fondo al centro Higuaín, la deviazione e il gol del Pipita, 2-0 per il Napoli, 2-0 per il Napoli all'ottavo minuto. Un giorno all'improvviso mi ritrovai a sognare, scrivono in curva B, tutto l'applauso dello stadio San Paolo per il Napoli e per questo striscione. Ancora Napoli con Hussain, Higuaín, la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, unico, inevitabile, ormai irraggiungibile, il Pipita Higuaín segna la doppietta che serviva, il nostro dio della guerra ha scatenato anche questa sera con i fulmini saette sul traversone di Hussain, Higuaín.
Higuain schiaramente il pallone del 3-0 nella porta di Zappino. Sei nella storia, Pipita, hai portato il Napoli nella storia, 35 gol in un campionato non si segnavano da 68 anni, 35 gol in un campionato li potevi segnare soltanto tu, soltanto per questi tifosi, soltanto per Napoli che ti ama. E poi Insigne verso Jorginho. Amsi prova ad affrettare il passo, l'appoggio per Mertens, Trilli che punta l'avversario, prova a sconcertarli, verso Higuain, la girata, una rete, si gonfia la rete, la tripletta di Gonzalo Higuain. Adesso sì, come te nessuno più, questo record l'hai voluto, te lo sei meritato e ora nessuno più potrà migliorarlo. Quanto sei forte Pipita, hai marchiato a fuoco questo campionato che resterà per sempre ineguagliabile, perché nessuno più saprà fare come te, nessun altro potrà trascinare una squadra ed avere la forza per segnare così tante volte in un solo campionato. Il re dei re è Gonzalo Higuain, dominatore assoluto del panorama dei bomber, il nostro vero eroe dei due mondi sei tu. Non si può ipotecare il futuro e ci teniamo stretto questo presente magnifico con noi o chissà con chi. Il tuo nome resterà scolpito per sempre in Italia e nei nostri cuori. Unico, assoluto, ormai insuperabile, Gonzalo Higuain. Stadio San Paolo, la carica dei 50.000. Il Napoli cerca l'accesso diretto alla Champions, ma anche il record di Higuain. Il Frosinone è già retrocesso, vuole onorare l'impegno. Sarri si affida al solito 4-3-3. Kirikesh prende il posto dello squalificato Albiol. Stellone sceglie il 4-3-1-2. 5 cambi per l'ultima in A. Fiducia tra gli altri alla bandiera Frara, arbitra Celi della sezione di Bari. Primo episodio importante al 13esimo, Insigne se ne va in velocità, Gori commette fallo su di lui, qualche parola di troppo, il pallone forse contro l'arbitro e arriva il cartellino rosso, espulsione diretta, Frosinone che resta in 10 e dunque per questo fallo partita in salita per i sociari. I parti europei cercano di approfittarne subito al 19esimo, Insigne si gira benissimo, il destro la traversa, replay meritato per il bel movimento del centrocampista. Il Frosinone fa bene muro, Napoli però in avanti al 33esimo, Amsic taglia bene il campo, caglia con Zappino, miracolo. Padrone di casa che provano ancora ad accelerare al 44esimo, Insigne per Gulam, il cross, Higuain, palla che resta lì, Amsic, 1-0, si sblocca il match, rete numero 6 in campionato per lo slovacco, bravo sulla palla vagante a farsi trovare pronto, nulla da fare per il portiere del Frosinone. Si chiude qui il primo tempo con le immagini, siamo alla ripresa, subito Napoli all'ottavo. Yusai a destra, pallone per Gallecon, vede il rimorchio di Allan, la sua progressione, linea di fondo, retropassaggio, Higuain, 2-0, comincia la rincorsa del Pipita al record di Nordahl, una rete di differenza, ora 34 il bottino aggiornato dell'argentino che si trova sempre al posto giusto. E rivediamo ancora la bella progressione di Allan e la conclusione di Higuain. Aumenta la pioggia 8 minuti dopo, in avanti ancora il Napoli, Allan per Yusai, pallone dentro, Higuain al volo, 3-0, raggiunto Nordahl, bella l'azione preparata per l'argentino. Al 22esimo il calcio di punizione per Riccio Ciari, va Krag, incrocio dei pali clamoroso per lui, Reina immobile. Napoli cerca soprattutto il suo capocannoniere, Mertens si muove bene, palla per Higuain che si coordina, 4-0, il sigillo migliore del Pipita che entra nella storia,
miglior capocannoniere con 36 reti in un campionato di Serie A, 20 squadre. E rivediamo ancora, finisce così, Napoli 4, Frosinone 0, vittoria senza storia, la festa dei partenopei, la rivederci dei sociari, il migliore Higuain, il peggiore Russo.
pushes me to the peak. Can we find any light without the music around? There are always people love on life.
time I think of you and I, it takes me to a special place in my mind where we can be together. And I still hope that you'll be mine forever. Even though you're far away, I still know we need to be again. Siamo ancora qua, e oggi come allora, difendo la città. Ale, 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 ale. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Di tempo ne è passato e siamo ancora qua, e oggi come allora difendo la città. Innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Di tempo ne è passato e siamo ancora qua, e oggi come allora difendo la città. E comunque, forza Napoli!